Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Bentrovata o bentrovato a questo nuovo appuntamento di Start Me Up, il podcast che racconta le storie di chi al Sud Italia sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali. Anche questo episodio, così come tutto quello che trovi su radiostarmiapa.it, è possibile grazie al sostegno tecnico di Kidra.com, servizi web per il tuo business, e grazie al supporto di chi mensilmente sostiene questo podcast attraverso Patreon, a cui va il mio personalissimo grazie. L'11 marzo 2020 è una data che chi vive in Italia non può certo dimenticare. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». È quello il giorno in cui entra in vigore la chiusura totale per tutto il paese, il lockdown. Il provvedimento, ha spiegato qualche giorno prima durante una conferenza stampa l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si era reso necessario per tutelare la salute dei cittadini. Da allora e fino a maggio gli italiani vivranno in casa, facendo il pane, cantando e suonando dai balconi. E per le strade vuote si vedranno solo ambulanze e fattorini, i rider, che su biciclette e motorini consegnano il cibo. Fra tutti i lavori, sicuramente il settore del delivery è quello che è diventato sempre più centrale nella vita del nostro paese. Un settore che prima del lockdown aveva mostrato qualche ombra che, come è facile immaginare, la crisi non ha fatto altro che accentuare. In questo podcast ho cercato di vedere gli aspetti che mi sembrano centrali nella questione delivery. I cambiamenti del settore, la condizione dei lavoratori e altre due questioni che non sono certo da meno. Quella territoriale e quella ambientale. E cioè che ruolo giocano i piccoli centri nella partita del delivery e quali sono le ricadute dal punto di vista della sostenibilità di questo lavoro, che vede la strada come luogo di azione. Se le prime due sono questioni spinose e in continua evoluzione, per le altre è interessante capire quali siano le opportunità per quelle realtà che già oggi stanno operando in questo settore. In questo podcast sentirete le voci di chi lavora nel mondo del delivery e che da dentro lo sta cambiando. Le loro esperienze, a mio avviso, ci possono aiutare a immaginare quella nuova normalità che dobbiamo costruire già oggi, da ciò che viviamo adesso. Io mi chiamo Giovanni Imburcia e sono il fondatore di Social Food e l'amministratore della holding tramite la quale noi operiamo in diverse piazze. Social Food è un servizio di food delivery che opera nelle principali città del Sud Italia dal 2013. Il mercato in questi anni, da quando lo abbiamo portato noi in Italia nel 2013, si è molto ingrandito. Prima era un mercato piccolo e adesso invece è diventato un mercato largamente utilizzato da tantissime persone di qualsiasi fascia di età. Noi abbiamo ovviamente siamo partiti con una piattaforma tecnologica e oggi abbiamo una piattaforma tecnologica molto differente, quindi sicuramente il nostro business, l'attività che facciamo è sempre la stessa, è cambiato il modo di farla tramite sistemi sempre più tecnologici e informatizzati. Come è facile immaginare, la pandemia ha avuto un impatto notevole sul mondo del delivery. Il delivery era già largamente in espansione, ma con la pandemia è stato andare avanti nel tempo di 2-3 anni in termini di maturità del mercato e di consapevolezza da parte dei clienti dell'importanza e dell'utilità di un servizio come il nostro. E questo ci ha portato ovviamente ad avere molti più clienti e molti più esercizi commerciali che oggi richiedono i nostri servizi, ci ha portato ad avere maggiori assunzioni, ci ha portato ad avere più rider rispetto a quelli che avevamo prima e quindi diciamo che in un anno noi abbiamo fatto praticamente degli avanzamenti che ci aspettavamo di fare in 3-4 anni. I
rider. La questione occupazionale del mondo del delivery è sempre stata molto complessa. Mentre realizzo questo podcast, il procuratore di Milano, Francesco Greco, ha usato parole molto pesanti per descrivere il lavoro dei rider, parlando non di lavoro, ma di una vera e propria schiavitù. La situazione è in via di sviluppo. Ad oggi vige un contratto nazionale firmato a settembre da Asso Delivery, l'associazione di categoria che mette insieme i principali operatori di food delivery in Italia, e la UGL, l'unica sigla sindacale che ha accettato l'accordo. Un contratto importante, dice Giovanni Imburgia, che oltre a Social Food è vicepresidente di Asso Delivery. L'accordo, diciamo, che è stato fatto a settembre è un passo molto importante, perché ha finalmente dato un contratto collettivo nazionale a una nuova categoria di lavoratori che sono i rider, inquadrandoli come lavoratori autonomi. Autonomia. È qui che ruota, a mio avviso, il punto della questione legata al lavoro dei rider. Non che io sia un genio o chissà quale fine analista. Parlo di autonomia perché è la prima cosa che mi ha detto Antonio Prisco, fattorino e responsabile del coordinamento rider della CGL nazionale e responsabile rider del Nidil Napoli, quando gli ho chiesto cosa c'è che non va in questo contratto. La troppa assurda autonomia in gran parte delle città italiane. È un primo lavoro. I rider mantengono le famiglie e portano il pane a casa con questo lavoro. È l'eccessiva flessibilità che vogliono mettere in mezzo alle piattaforme, non è nient'altro che una scusa per abbassare i costi e abbassare anche i nostri diritti. Quindi il lavoro del rider deve essere collegato sicuramente al contratto collettivo nazionale, che deve dare una paga adeguata, un monte ore fisso e una quantità di diritti che sono fondamentali, come quindi l'infortunio, la malattia professionale, la maternità, il pacchetto di ferie. Una narrazione che almeno fino a qualche tempo fa si utilizzava per difendere la posizione dei grossi gruppi del food delivery è che quello del fattorino era un lavoro che rientrava nella gig economy. La gig economy, cioè l'economia dei lavoretti, è un modello economico, spiega la Treccani, basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo. Un lavoro quindi che fa dell'autonomia il proprio punto di forza. Naturalmente, la narrativa a cui faccio riferimento ha come protagonista una persona, per lo più giovane, che, attraverso un lavoro semplice come quello del fattorino, vuole arrotondare le proprie entrate. Ho chiesto ad Antonio se questa narrazione della gig economy valesse anche per l'Italia, vista l'enorme sofferenza del mercato del lavoro nel nostro paese. Allora, l'Italia, come sappiamo, del brutto dircela, a volte vive una dualità interna. Questa narrazione andava bene nella prima parte per il nord Italia, poi questa narrazione non è andata mai più bene neanche al nord Italia, e invece non è andata mai bene dal primo momento nelle regioni del centro-sud Italia. Negli altri paesi invece ci sono casi particolari, ma anche lì si vedono delle spinte che trasformano questa loro narrazione di lavoretto in una vera contronarrazione. E quindi ci portano a dire che è un primo lavoro, è un lavoro usurante, è un lavoro subordinato, un lavoro non autonomo e non flessibile, perché segue le linee di un algoritmo. Il cortocircuito nasce, a mio avviso, dal fatto che un lavoro come quello del rider ha in sé anche la flessibilità, che di fatto, e per certi versi, è anche un punto di forza. Ma è un punto di forza fin quando non si porta alla distruzione della vita delle persone. E noi abbiamo un attimo la Costituzione che dice che ogni lavoro deve essere dignitoso, e questo non lo è più oramai, proprio perché hanno provato a spremerlo troppo. In questa prima parte del podcast si capisce come il tema della condizione dei lavoratori del food delivery sia molto complesso e tutt'altro che definito. Per supportare i fattorini, a Napoli sta per sorgere la Casa del Rider.
La Casa del Rider è un progetto che nasce proprio per venire incontro alle esigenze dei rider da un punto di vista di tutela lavorativa, tutela sindacale, informazione, prevenzione e assistenza, insomma, per quanto riguarda la loro attività lavorativa. Luca Simeone è il presidente di Napoli Pedala, associazione che da 10 anni sensibilizza la città sui temi della mobilità sostenibile. Insieme a Inail Campania, CGL e Needl, l'associazione ha dato vita alla Casa del Rider, che oltre a supportare i rider su tutta la parte dei diritti del lavoro, avrà come focus anche quello della transizione ecologica. Oggi il rider si muove prevalentemente in motorino e scooter. Questo aspetto, diciamo, fa sì che ci siano dei costi in più per la sua prestazione lavorativa, perché come sapete il mezzo con cui si fanno le consegne lo mette appunto il rider, quindi lo scooter, l'assicurazione, la benzina e quant'altro. E in più, diciamo, ci sono dei costi ambientali e sociali dato dal fatto che ovviamente muoversi con un mezzo a benzina non è la stessa cosa che muoversi con un mezzo sostenibile, insomma, come potrebbe essere la bicicletta. Un cambio del genere non sarebbe immaginabile se i rider non fossero costretti a percorrere tratte troppo lunghe. Il percorso che proviamo a mettere in piedi noi attraverso la Casa del Rider è quello anche di fare una pressione positiva, avviando, diciamo, un'interlocuzione con le multinazionali del settore del delivery per individuare diciamo, delle regole di ingaggio da inserire appunto in questo famoso algoritmo, che prevedano un raggio di azione di non più di 6-7 km. Perché questa distanza? Perché nell'ambito di un raggio di azione di solo 7 km la bici è imbattibile rispetto a qualsiasi altro mezzo di trasporto. La Casa del Rider sarà quindi uno spazio di crescita e condivisione, con tanto di postazioni per ricaricare il proprio smartphone e riposarsi. Al momento i rider che utilizzano le bici a Napoli sono davvero pochi, mi dice Luca, e appartengono a quelle fasce sociali che non possono permettersi uno scooter o un mezzo più costoso. In più c'è il fattore culturale. La bici è considerata un mezzo poco sicuro. Per i rider la sicurezza dei luoghi di lavoro significa sicurezza della strada, perché se ci facciamo caso ci rendiamo conto che il rider non lavora in un ufficio, non lavora in una fabbrica, ma il suo luogo di lavoro è appunto la strada. E oggi questa strada è insicura, non vengono rispettati i limiti di velocità, se usi appunto la bicicletta non ci sono piste ciclabili sufficienti, quindi questo è un tema che noi vogliamo porre con molta forza per far sì che insieme ai rider si acceleri una transizione ciclabile della nostra città. L'ambizione è poi quella di usare, fra virgolette, i rider come promotori di una mobilità sostenibile. Se riuscissimo a dotare la città di infrastrutture ciclabili e di persone che ci lavorano e che usano la bici, questo effetto genererebbe un effetto domino anche su altri settori di lavoro. Quindi, diciamo, l'utilizzo della bici si incrementerebbe anche in altri comparti. Quindi questo è il nostro obiettivo principale, quello di far sì che si propongano interventi di sicurezza per chi lavora, ma soprattutto anche di forte cambiamento culturale. Tutto quello che abbiamo sentito fino a qui vale principalmente per i grandi centri urbani. Ma se, come abbiamo sentito, il mercato del delivery è prossimo a un'espansione, non possiamo non considerare i piccoli centri. Mi chiamo Valerio Chiacchio e sono il CFO di Alfonsino.delivery. Come tante startup, anche Alfonsino nasce da un'esigenza personale. Quella di poter usufruire, ormai sono trascorsi quasi 5 anni dall'epoca, del servizio di food delivery anche appunto nelle piccole città di provincia, cosa che all'epoca era preclusa e, sai, era un classico fenomeno di cui parlavano gli amici espatriati su a Milano piuttosto che nelle grandi città europee. L'obiettivo di Alfonsino è infatti quello di
portare il servizio della consegna a domicilio a disposizione di tutti, anche nelle piccole città di provincia per l'appunto, e lo fa mediante un modello che è stato appunto strutturato proprio per essere ottimizzato all'interno del piccolo centro italiano. Ci sono due aspetti su cui il team di Alfonsino si sta concentrando per entrare nei piccoli centri. Il primo è l'ottimizzazione dei tempi. Questo può sembrare magari un piccolo aspetto, ma in realtà è l'essenza dell'attività di consegna, perché noi, facendo appunto consegna di cibo, abbiamo come nostro primo obiettivo quello di spaccare il minuto, e per spaccare il minuto è fondamentale avere appunto una struttura adeguata che lavora su un territorio appunto su cui esse è conformato. Io faccio sempre un esempio: se tu prendi una squadra di calcio ad 11 e la metti a giocare in un campo di calcio a 5, probabilmente non riuscirai ad ottenere gli stessi risultati, perché nonostante lo sport sia lo stesso, gli schemi, le modalità con cui si operano sono completamente diverse. Quindi, essendo noi una squadra di calcio a 5 nata e cresciuta appunto con quell'obiettivo, riusciamo appunto ad ottimizzare al meglio. Il secondo aspetto invece riguarda le modalità di pagamento. A differenza di quanto molti credano e soprattutto quanto molti sperano anche, il contante ad oggi continua ad essere uno strumento fondamentale per le transazioni di delivery. Non ti nascondo che noi facciamo tanti ordini in contanti, e non solo come si possa pensare all'interno delle regioni del centro-sud Italia, anche tante regioni del centro-nord sono comunque hanno dei centri, ci sono dei centri appunto in queste regioni dove l'utilizzo del contante è ancora massiccio, fermo restando che il cliente, una volta acquisito, poi successivamente quasi sempre si converte in un cliente pagante con carta di credito. Però diciamo, l'aver sviluppato un modello efficace e soprattutto efficiente per la consegna del piatto mediante pagamento in contanti è un qualcosa che sicuramente ci privilegia rispetto a tanti grandi player, molti dei quali non prevedono proprio la possibilità del pagamento in contanti. I comunicati stampa di Alfonsino raccontano di una crescita esponenziale di questa startup sotto praticamente tutti gli aspetti. Complice sicuramente il trend del momento del food delivery e due campagne di equity crowdfunding che sono andate molto bene. Ma non c'entra solo questo. Essendo noi nati in un piccolo centro, come appunto la città di Caserta, che è stata la nostra prima bandierina, questo ci dà la possibilità di conoscere quelle che sono le leve da andare a toccare, sia da un punto di vista di partner, quindi ristoranti affiliati, sia da un punto di vista di clienti, nel momento in cui approcciamo ad un piccolo centro. In poche parole, noi oggi riusciamo a penetrare in maniera molto più rapida e molto più veloce il mercato all'interno di un piccolo centro, e di conseguenza ad avere la meglio su tanti grandi colossi, nostri competitor, che nonostante abbiano delle importantissime fette di mercato nelle grandi città, quindi nelle varie Roma, Milano, Bologna, provano comunque ad entrare all'interno di piccoli centri dove noi siamo già presenti. E nonostante appunto le loro immense disponibilità finanziarie, avendo un modello di business diverso poiché tarato sulla grande metropoli, finora ci ha dato la possibilità appunto di quasi non risentire della presenza di questi colossi. In più c'è anche il rapporto fra l'azienda e i rider. Secondo noi è importantissimo che ci sia un rapporto di forte correlazione tra la società di delivery e il rider, perché quando il nostro rider consegna il cibo a casa delle persone, il cliente finale in quel momento, quando apre la porta, non ha davanti a sé me, i miei soci, piuttosto che il brand di Alfonsino, ma il rider. E quindi è fondamentale avere un rapporto diretto, sano, con quelli che sono appunto i rider dell'azienda, proprio perché questo ci dà la possibilità di trasmettere un valore positivo anche nei confronti del cliente finale, che di conseguenza, perlomeno ce lo auguriamo, sarà sempre più incentivato ad ordinare con noi piuttosto che con altre grandi aziende nostre rivali. Tutto quello che abbiamo ascoltato fino a qui riguarda il momento che stiamo vivendo. Non possiamo però non considerare ciò che accadrà quando la pandemia sarà finita e saremo finalmente liberi di uscire e tornare nei locali per bere, mangiare e incontrarci. Io credo che al termine del periodo di pandemia non ci sarà un ridimensionamento, ci sarà probabilmente un assestamento, poiché adesso stiamo vivendo una forte fase di crescita. Probabilmente la curva di crescita potrebbe subire una lieve flessione, ma comunque
si tenderà a il mercato tenderà ad espandersi, se non altro per il fatto che ad oggi comunque la penetrazione sul territorio nazionale è ancora bassa, nonostante il Covid. Oltre questo, devo dire che il settore del delivery, e questo possiamo dimostrarlo anche noi con i nostri numeri, era comunque già in crescita prima del Covid, quindi crediamo che già il delivery era un fenomeno in espansione, il Covid sicuramente ha dato una spinta in più, sono convinto che il delivery sarà sicuramente una parte importante per il futuro della ristorazione in Italia. Il giudizio di Valerio Di Alfonsino è condiviso anche da Giovanni di Social Food. Giovanni sottolinea il fatto che, al momento, il servizio è usato prevalentemente la sera e che chi ordina online lo fa soltanto una volta al giorno. La crescita prevista, quindi, non riguarda solo il numero di utenti. Il nostro obiettivo è invece quello di portare il cliente a usufruire dei nostri servizi più volte al giorno. Inoltre, se vediamo quelli che sono i dati del mercato, cioè che ancora l'80% dei clienti in Italia fa uso del telefono, mentre soltanto il 20% ordina online, ci dà l'idea di quanto questo mercato sia ancora espandibile. La crescita e l'assestamento del settore del delivery porta con sé alcune questioni molto complesse. Quella che trova maggiormente spazio nella cronaca è ovviamente quella legata alle condizioni contrattuali dei rider. Come dicevo anche prima, mentre realizzo questo podcast, le notizie si susseguono e fare il punto adesso ci porterebbe a delle conclusioni che potrebbero non essere più valide nel giro di una settimana. C'è però un'altra questione, che è quella della sicurezza delle strade. Lo abbiamo sentito poco fa da Luca. Una strada sicura è anche un luogo di lavoro sicuro per i rider. Un aspetto che ha una ricaduta diretta sulla vita di ciascuno di noi, perché anche noi frequentiamo quelle stesse strade. Già nelle prime settimane del 2020, quindi nel periodo pre-pandemia, proprio a Napoli, l'amministrazione comunale e alcune sigle di rappresentanti dei lavoratori, fra cui quella di cui fa parte Antonio, ha messo in evidenza la questione della sicurezza delle strade attraverso la firma della Carta dei Rider e della Gig Economy. La Carta dei Rider e della Gig Economy aveva un preciso compito, legittimare la città come luogo di lavoro del rider. E di conseguenza far ammettere con una serie di comunicazioni di intenti che si sono portate avanti, si portano ancora, battaglie che stiamo facendo ancora in questi giorni, far ammettere alla città che è responsabilità anche sua il nostro modo di lavorare. Quindi se il mio posto di lavoro non funziona bene o non si allinea con il tempo o permette alle aziende di fare quello che vuole, chiaramente è un posto di lavoro insalubre. Il processo avviato da questa firma purtroppo procede a rilento proprio a causa dell'impossibilità di potersi riunire e confrontarsi. Ma legare tutto a un protocollo sarebbe da stupidi. In questo senso chiamo in causa nuovamente Luca perché oltre alla casa del rider, lui con la sua associazione, Napoli Pedala, da 10 anni sensibilizza le persone a un uso responsabile della bicicletta. E in questi anni ha capito il ruolo centrale delle nuove generazioni nei processi di cambiamento, che devono diventare il parametro su cui costruire e progettare. Una città a misura di bambino ti permette di capire le attenzioni che dovremmo mettere in campo da un punto di vista di arredo urbano, da un punto di vista di sicurezza. Diciamo, il bambino e i bambini sono dei parametri per rendere le città delle città dove ci sia qualità della vita, dove ci sia sostenibilità. E dei bambini che pedalano e quindi che rappresentano questo bisogno ci fanno capire anche di quanta strada dobbiamo fare da questo punto di vista. Le voci che hai sentito in questo podcast sono di Giovanni Imburgia di Social Food e Asso Delivery, Luca Simeone di Napoli Pedala, Antonio Prisco del coordinamento rider della CGL nazionale e Valerio Chiacchio di Alfonsino Delivery. Puoi trovare maggiori riferimenti sui vari progetti insieme a tutti i link su radiostarmiup.it. StarmiUp si ascolta in podcast attraverso la tua piattaforma preferita, ma StarmiUp non è solo un podcast. È anche un blog che mensilmente ti consiglia libri da leggere, tecniche o strumenti per migliorare il tuo lavoro quotidiano. Ti racconta cosa succede dal punto di vista dell'innovazione al Sud Italia e ti mette in contatto con i protagonisti che operano questi cambiamenti. Tutto quello che ti ho appena detto è gratis, da ascoltare e leggere, ma non da produrre.
Al momento Start Me Up si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e alle donazioni spontanee di chi vuole che le storie di un Sud Italia che innova continuino ad essere raccontate. Se ritieni di valore ciò che hai appena ascoltato, fai la tua donazione oggi stesso. Oltre alla mia più profonda gratitudine, avrai una serie di contenuti speciali da ascoltare e vedere. Per conoscere in dettaglio delle singole ricompense, visita patreon.com/fabbruno. Io sono Fabio Bruno e ti ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Ci sentiamo fra circa un mese con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Start Me Up. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.